Massimo, pensi che l'edilizia scolastica possa risolvere i problemi dell'insegnamento? Assolutamente no. L'edilizia scolastica è un fattore che è necessario, ma niente affatto sufficiente. Il problema dell'insegnamento si centra, direi, soprattutto stabilite queste condizioni necessarie sul rapporto insegnante-allievo, o meglio, un rapporto insegnante-allievi. Allora, in che misura risolvere i problemi delle aule migliori, uno spazio migliore per la scuola, può essere di aiuto al rapporto tra un insegnante e i bambini? È di aiuto, anzi direi anche fondamentale, tanto quanto assicura i bisogni fondamentali del bambino e dell'insegnante. E sottolineerei questa cosa dell'insegnante, perché tante volte si trascurano i bisogni dell'insegnante. Ma stabilite quelle condizioni appunto necessarie, quale può essere la situazione del minimo di temperatura, del minimo sufficiente di spazio per muoversi, di banchi adeguati a quella che è l'età del bambino, in modo che non ne vengano fuori alterazioni fisiche come scoliosi o cose di questo genere. Una volta stabilite queste condizioni di base di soddisfazione dei bisogni elementari, poi tutto il resto è appunto nel rapporto interumano, nella situazione pedagogica insegnante-bambino.